Buongiorno, avviata la registrazione, procedo con l'appello. Tripudi, assente. Candigliota, Presente. Ciancio, assente. Ariano, assente. Gugliotta, Presente. Zitoli, assente. Allora, constatata l'assenza della Presidente della Commissione, seconda permanente Tripudi Angela, e constatata la presenza del vicepresidente vicario Marco Candigliota, presiederà la seduta odierna il vicepresidente vicario Candigliota Marco. Prego, presidente, cedo la parola. Allora, buongiorno intanto. Buongiorno. Un attimino sto vedendo se riesco a caricare i due Ma atti. No, i verbali in due si possono fare, non credo. possiamo leggere, ma tanto comunque a prescindere non possiamo comunque approvarli perché manca comunque Angela Sì, vabbè, aspettiamo, sarà un momento. sì, non è un problema. Prescinti, perfetto, vediamo un attimo, sono riusciti ad entrare nella cosa, vediamo un attimo. Beato te. Sempre la stessa battuta, Franco. A malapena mi riesco a collegare. Eccoli qua, bene. Uno, eccolo. Poi confermami se arriva, eh. Eh sì, presidente. Ok. Andiamo qua. Ok. Eccoli qua, tutte e due. Ci siamo riusciti. Sembrava un po' impossibile, ma l'abbiamo fatto. Bene. Le vedete? No, io no. In chat, Sì, presidente. eh? Devi andare in chat, Franco, se vuoi C'è vederle. scritto in chat. Pronto? Aspetta. Buongiorno. Franco, dimmi. Presidente, le comunico che. Aspetta, sì, forse adesso la vedo, la chat. Vedo anche i documenti, Marco. Sì, la Perfetto. presidente, la Ok. consigliera Io sono Ariano sulla è chat, però è presente. chat della riunione, giusto? Scusate? No, non ho capito. Le dico chat della riunione, c'è scritto. Esattamente, E esattamente. dove trovo questi verbali? No, non sono i verbali, sono i due atti che dobbiamo approvare Ah, oggi. questi qua. Oh. Fammi vedere. No. Li vedi, Franco? Adesso sì, un po' sì. Ah, perfetto. Ok. Per me va bene Importante. dalle 9:04, scusami, Federica, la Sì, presenza. già l'ho Grazie. registrata, Grazie consigliera. tante. Sì, era Prego. per che Sì, l'ho non già so neanche fatto, se mi già ho sentivate provveduto. perché non riuscivo No, a l'ho caricare, sentivata. poi sono grazie. Adesso cerco di Prego. aprire il video, però intanto almeno il vocale. Allora, Allora, comunico
come anche il nostro carissimo Franco, dove sei? Ci sei? Come anche Franco sa, alle ore 10 noi dobbiamo abbandonare, poi magari dopo lo ridico perché abbiamo la commissione, noi, parlo di me al plurale ovviamente. Guarda, come mi è proprio. Guarda Cristina, ti dico subito, insomma, non sarà... No, perché mi dispiace. Perché comunque partiamo dal presupposto, cioè io comunque le due... cioè i due atti comunque io già l'ho, le proposte di delibera già le ho viste, insomma, e comunque se vogliamo possiamo cominciare pure subito, non è un problema, se voi mi date l'ok. Certamente, io direi di sì, così almeno comunque la commissione è avviata, voglio dire. Non... Franco, se sei d'accordo. Franco non è più d'accordo? Dove? Franchino? Franco? Franco caro, ci sei? No, non c'è più. Sai che è caduto. Quindi intanto falla avviare perché tanto ci siamo noi due. E okay. Poi... Poi vabbè, l'approvazione quella dopo. Sì, poi per l'approvazione appena siamo di più. Che sta brutto col mare, sì, non è carino. Mettiamo questo. Oh, ecco, è arrivata anche Zitoli. Perfetto, buongiorno. È tornato, è stato soltanto... Sì, per un attimo l'avevamo smarrito. Io non riuscivo a collegarmi, adesso ci sono riuscita, meno male. Ok. La consigliera Zitoli è presente alle 9.06. Sì, buongiorno consigliera. No, anch'io avevo problemi, Elisa, inizialmente, okay. Quindi anch'io ero un po' nel panico. Allora... Io pure, sì, ero nel panico. Okay. Perché non ti vedono, non ti sentono, dice oddio. Però sì, sì, sì. Va bene. Ok, allora guarda, quando vuoi noi ci siamo, quindi... Bene. No, allora, ma già era aperta. Allora, se cortesemente mi silenziate i microfoni, così poi eventualmente poi dopo quando chiedete la parola, così almeno cerchiamo di eliminare un po' di rumori di fondo. Ok. Ok. Allora, vedi quanto è bella la consigliera in camera. E mo' è silenziato, non ti si sente. Allora, vediamo. Se non mi si sente meglio ancora, sono ancora più bella. Bene, dai. Non è partita, oddio, è partita. Sì, sì, va bene. Vabbè, chiudo, scusate. Acclariamo. È un dato di fatto, quindi va bene, si può dire. Allora, cominciamo con, scusami Federica, in ordine, cosa abbiamo? Qual è la sì, prima? Dunque, lei prima, Presidente, mi sente? Prima, sì, sì. Lei all'inizio dell'apertura della commissione ha comunicato al consigliere Candigliotta, al consigliere Gugliotta che era presente, che passava direttamente al secondo punto perché oggi risulta essere assente la presidente Tripudi e lei presiederà la sì. commissione e quindi rimanda alla lettura e approvazione verbali. Quindi al secondo punto c'è la discussione ed eventuale espressione di parere relativo alla proposta di deliberazione iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Pelonzi, avente ad oggetto emergenza epidemiologica da Covid-19, misura a sostegno delle imprese, integrazione alla ok? Perfetto, sì, ce l'ho davanti, allora, grazie. Levo l'audio. Allora, diciamo che questa proposta, io l'ho vista, adesso vi vado a leggere magari il deliberato, così almeno andiamo subito un po' al sodo della richiesta. Allora, delibera che per i motivi espressi in narrativa, ovviamente tutte le varie premesse e quant'altro, di integrare con validità fino al 31 dicembre 2020 il regolamento in materia di occupazione suolo pubblico OSP e di canone COSAP, di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina numero 39 del 23 giugno 2014 e di seguito il regolamento con le seguenti disposizioni. Voi ce l'avete davanti questo? Riaprendo la chat, l'apro subito. No, vabbè, era giusto. Perché sì, per la questione lo leggo dei... io.
Sì, lo leggo grazie. Io, però se insomma, voglio dire, se ce l'avete davanti è meglio. Nel rispetto di quanto stabilito dalla presente delibera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che svolgono attività definite all'articolo 74,1 lettera A della legge regionale 22/2019 possono presentare domanda di ampliamento di occupazione di suolo pubblico regolarmente concessa anche a deroghe di piani di massima occupabilità fino a un limite ulteriore del 35% dell'area del sito UNESCO e il 50% del territorio comunale. Oh, questa è una cosa che ovviamente noi invece stiamo presentando il 50% su UNESCO e fino a 80% per il resto del territorio comunale. Questa era una cosa che noi già avevamo parlato, per cui già eravamo concorde nel fatto che l'occupazione dovesse arrivare a un'occupazione più ampia, e questo eravamo tutti concordi già la scorsa volta, quindi già questo partiamo da un presupposto che comunque già non riscontra quello che si sta presentando, almeno per un discorso diciamo di linea politica. Poi ovviamente mi correggeranno se qualcuno invece è concorde con questa proposta sul 35 e il 50. Noi personalmente eravamo concordi invece nel 50 e l'80, quindi già questa è una diciamo una cosa che per noi non credo vada bene. Poi ripeto, correggetemi, perché l'ultima volta eravamo rimasti d'accordo, compreso con l'opposizione, che era più consono il 50% e l'80%. E poi punto 2, in deroga all'articolo 3 bis, 3 ter, 4, 4 bis e 5 del regolamento, la domanda di cui al punto 1 dovrà essere presentata secondo una procedura semplificata prevista con la normativa vigente, attestante i requisiti oggettivi e soggettivi, quell'articolo 3 bis, A, B, cioè vabbè, tutti quei punti. Il rispetto delle prescrizioni del successivo punto 3 è un disegno illustrato conforme a quanto previsto all'articolo 3. Questa cosa noi già l'avevamo messa nelle osservazioni della scorsa volta, quindi anche il discorso avevamo messo, grazie alla dottoressa Scroppo che ci aveva dato delle indicazioni e che erano già state recepite, quindi pure anche questo punto diciamo che è diciamo sorpassato per quello che ci riguarda. Punto 3, l'occupazione di suolo pubblico di cui è la presente deliberazione può essere richiesta in deroga all'articolo 4 ter, all'articolo 4 ter, all'articolo 4 quater, commi 2 e 3, all'articolo 4 quinques, comma 1, lettera B, e del regolamento, e AI del regolamento. Le occupazioni di suolo pubblico riguardanti ville storiche, zone sottoposte a vincolo archeologico, zone, strade e piazze sottoposte a tutela di cui il decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambiente del 3 giugno 86, comunemente noto come decreto Galasso, di cui all'allegato A del regolamento, dovranno rispettare le prescrizioni che saranno indicate alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma ai sensi delle normative vigenti. Questo sinceramente già avviene, nel senso la soprintendenza già ha un ruolo importante. Sappiamo benissimo, anche per quando abbiamo approvato quella di giunta, che comunque aveva dovuto mettere inizialmente il 35%, perché sennò altrimenti la soprintendenza avrebbe comunque creato delle problematiche. Quindi comunque niente di particolare, insomma, un articolo che comunque si può già compreso, quindi sembra un po' ridondante, però va bene. Non può presentare la domanda di cui al punto 1 il soggetto che ha un essere occupazione abusiva che non rimuove la violazione. Va bene, insomma. Nel caso in cui non sia possibile occupazione di suolo pubblico sul fronte degli esercizi al punto 1, i titolari possono presentare un progetto di occupazione di spazi pubblici posti nelle immediate vicinanze, comunque distanti non più di 20 metri. Ecco, noi avevamo invece fatto un'osservazione che era fino a 25 metri, perché poi questa sarebbe stata l'integrazione che portava Andrea Coglia insieme
d'accordo con tutti, quindi, e poi comunque era 25 metri, non era 20 metri. E noi l'abbiamo messo con osservazione, anche se poi era una cosa che avevano già approvato loro, diciamo, nella commissione capitolina, d'accordo un po' con tutti. Loro invece, vabbè, fanno un'osservazione invece che 25 metri, 20 metri. Per me li vincoli, insomma, meno ce ne sono sotto questo profilo, e meglio è in questo momento particolare. Non sono dovuti cosa aspettare da parte dei titolari, di cui al punto 1 far data dal 12 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021. Questa è un'altra cosa che ovviamente in parte già è avvenuta e poi dovrà avvenire, perché come avete letto bene l'altra volta sulla proposta di Andrea, questo già era presente nell'atto, quindi anche questa è una ripetizione. Scusa Marco, ma questo argomento è già Sì. stabilito, giuridicamente valido con la delibera di giunta oppure deve passare per forza in questa delibera? In Che questa, cosa? poi Scusami. nella delibera che faranno sicuramente insieme dopo. Guarda, allora, tutti questi punti che noi stiamo leggendo già erano contemplati, già la scorsa volta l'avevamo pure visti con la dottoressa Scroppo, quindi già c'erano sulla delibera delle modifiche che ha fatto Coglia, no? Sì. E levato il fatto che poi, vabbè, invece ci stanno alcune cose che si differenziano in sintesi, che sono quella del 35 e 50%, e noi chiedevamo il 50% nell'area Sì, dell'UNESCO e sì, sì, sì. l'80%, Ma capito? questo poi sicuramente all'atto che faranno un'unica delibera, l'area è quella, mo' al di là delle Sì, piccole vabbè. sfumature. Beh, certo, alla fine se vai a vedere alcuni punti comunque sono similari, cioè parliamo dei 20 metri, loro dicono, noi diciamo 25, c'era scritto, quindi alla fine 35, 50 contro 50, 80, cioè Sì, sono sono più o quello, meno sono scelte, d'accordo. capito? Ma era, la mia domanda è solo una. Il commerciante che adesso già aveva l'occupazione suolo, Sì. c'era la scadenza, non ha pagato il trimestre, sta in regola o no giuridicamente? Questo è. Allora, fino a un certo punto sono stati sospesi. Mi sembra, adesso non ricordo bene, ma almeno fino a giugno mi sembra che erano state sospese. Poi da questa in poi Per avere la certezza dovrebbe bisogna passare aspettare questo. questa delibera, diciamo. Beh, c'era stata l'ordinanza per il discorso fino a giugno, quindi no, per il discorso invece poi successivo ci stanno queste qua che stiamo preparando, Ok. capito? Va bene. Comunque, allora, alle 7.7, alle occupazioni solo pubbliche, a quelle alle presente deliberazione si applica per quanto comparive tutte le altre disposizioni del regolamento. Punto 8, le occupazioni solo pubblico conseguenti alla presente delibera hanno scadenza il 31 dicembre 2020. Quindi, questa era la proposta. Tirando le somme, io almeno per quello che mi riguarda, alcune cose già sono nelle modifiche della delibera Coglia che sta facendo, ed altre ovviamente non riscontrano il mio interesse, almeno per quello che mi riguarda. Parlo almeno dei 20 metri, che noi avevamo proposto invece fino a 25 metri, e il 50-80 contro il 35-50. Se avete domande o qualcosa da dire, ditelo subito, No, no. altrimenti andiamo direttamente in votazione, se siete d'accordo. Sì, tanto poi questa sarà una delibera che verrà. Sì, Sì, appunto. sarà fatta una delibera cumulativa. E infatti penso che poi qualche altra cosa magari verrà integrata poi quando Non ci presenteranno. sono grosse differenze, perciò penso che. No, non sono grosse differenze, però per noi, almeno per quello che mi riguarda, per me il 35-50 è un po' poco, e Sì. quindi per me non trova il mio riscontro, almeno per quello che riguarda. Poi Sì. 20-25 metri è molto relativo. Io credo che poi dopo la fine, levato questa, loro porteranno sicuramente poi alla delibera, quando presenteranno la delibera Coglia, poi presenteranno anche emendamenti, quindi Certo, poi là si troverà una quadra di tutto, anche perché voglio dire, più o meno
erano tutti concordi sulla stessa linea, insomma, quindi di conseguenza Ok. problemi non ne abbiamo. Allora, Federica, scusami. Sì, Allora, eccomi, se vogliamo scusate. andare intanto in votazione di questa, i numeri ci Sì, sono, sì, sì. quindi procedi, grazie. Ok. Commissione seconda, componenti numero 6, seduta del 22.06.2020. Ora votazione 9 e 20. Oggetto, espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del decentramento amministrativo relativo alla proposta di deliberazione d'iniziativa consigliare a firma del consigliere Pelonzi, avente ad oggetto emergenza epidemiologica da Covid-19, a misura a sostegno delle imprese, integrazione alla deliberazione di Assemblea Capitolina numero 39 del 23 luglio 2019, e successive modifiche ed integrazioni. Protocollo numero RC/12851/2020. Invito i consiglieri ad esprimere parere chiamandoli per nome e cortesemente di trascriverlo nella chat della commissione. Candigliota. Contrario. Ariano. Contrario. Gugliotta. Favorevole. Zitoli. Contrario. Allora, a seguito dell'espressione di parere, l'espressione di parere risulta essere contrario a maggioranza. Ok, grazie Federica. Prego, Presidente. Eventuali Allora, osservazioni non ce ne sono, giusto, Presidente, consiglieri? no, perché tanto le osservazioni che No, andremo a fare domando. sono state già Quindi barro, presentate una ok. parte e l'altra è totalmente, diciamo, è l'opposto di quello che presentiamo anche per il discorso della Grazie. maggiore espansione. Grazie. Grazie, Presidente, consiglieri. Allora andiamo a vedere l'altra. Che è la proposta di deliberazione iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Capitolini, De Priamo, Meloni, Figliomeni. Mennuni e Mussolini. Perfetto. Ok, anche in questo caso vado direttamente sulla parte finale, se siete d'accordo, tanto quello che poi alla fine vanno a chiedere. Allora, punto 1, autorizzare in deroga al regolamento vigente adottato con deliberazione Assemblea Capitolina 91 del 5 dicembre 2019 per un periodo transitorio che va dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2021 la concessione o l'ampliamento di superficie di occupazione su pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio di Roma Capitale, ciò al fine di consentire agli esercenti di conformarsi alle disposizioni governative emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che impongono il distanziamento sociale e che di conseguenza possono causare una consistente perdita economica con il rischio di chiusura delle attività. Tale scelta trova il suo fondamento nella normativa nazionale capitolina, che prevedono in caso di pubblico interesse e in quelli di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, la possibilità di provvedere senza indugio a consentire la concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Gli esercenti che
che fanno, che ne facciano richiesta possono aver assentita una superficie di suolo pubblico non inferiore a quella appositamente attrezzata e autorizzata all'interno degli esercizi commerciali, nelle librerie, nei chioschi, ma non utilizzabile a causa delle prescrizioni governative sul distanziamento sociale. Anche coloro che sono già beneficiari di una concessione OSP possono presentare una domanda di ampliamento della stessa che consenta il reintegro non solo delle superfici interne, ma anche di quelle esterne non utilizzabili a causa del distanziamento sociale. La nuova concessione o l'ampliamento di quella già esistente può riguardare anche aree prive di marciapiedi, purché ciò non comporti intralcio alla pubblica circolazione. Scusate, ma devo aumentare un attimino la risoluzione perché questa è scritta molto piccola e sto facendo difficoltà. Niente, non riesco qua ad aumentarlo. Ok, vabbè. Disporre una sospensione temporanea dei piani di massima occupabilità presenti nel territorio della città storica di Roma Capitale per un periodo di almeno 12 mesi al fine di offrire agli operatori economici presenti in questo quadrante le stesse opportunità riguardo alle richieste di concessione OSP che costituiscono oggetto del presente provvedimento. Questo era il punto 1. Per quello che riguarda il punto 1, ovviamente già superato, sempre con le proposte che sono state fatte la scorsa volta. Quindi, passiamo al punto 2. Stabilire che la temporanea occupazione o l'ampliamento di superficie di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio con efficacia dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2021 avvenga secondo le seguenti modalità operative. Gli operatori commerciali titolari di esercizi di somministrazione, alimenti e bevande che siano in possesso di dei necessari requisiti soggettivi possono presentare istanza tramite PEC per via telematica agli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei municipi competenti per territorio. Pure questa è un'altra cosa che noi abbiamo messo l'altra volta, levando quella parola, perché era importante anche il discorso PEC, quindi noi l'abbiamo messa già come osservazione la scorsa volta e tra l'altro era già stata anche accettata, diciamo, come modifica, insomma, quindi pure questo, insomma, mi sembra abbastanza superato pure questo. Comunque andiamo avanti. La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale, allegare al rappresentante del soggetto proponente e dalla persona che abbia legittimazione ad impegnare verso l'esterno l'esercizio commerciale, ad essere inviata con un unico file in formato PDF. Corredata da idonea documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato, di cui venga evidenziata la dimensione della nuova occupazione o l'ampliamento di quella già assentita. Ogni stanza non può prescindere dall'osservanza da parte dei gestori delle misure di pubblica sicurezza. Il campo oggetto della PEC deve riportare la sequenza dicitura autorizzazione OSP transitoria per l'arco temporale dal 1 giugno al 31 maggio 2021. La domanda redatta in carta semplice deve contenere le generalità complete del rappresentante legale della società o titolare di ditta individuale, la fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario, la richiesta, la copia del cedolino comprovante l'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria e di segreteria, la dichiarazione di osservare ai sensi dell'articolo 47 del DPR numero 445/2000 tutte le condizioni di seguito indicate rispetto alle normative igienico-sanitarie antincendio e di sicurezza, di impatto ambientale e acustico degli arredi utilizzati in occupazione di suolo pubblico, assunzione di responsabilità civile e penale di tutti gli eventuali danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e cose dai fatti causati e connessi alla nuova occupazione o ampliamento di quella già assentita.
Astinzione dell'obbligo di sollevare in ogni tempo l'amministrazione capitolina da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivare direttamente o indirettamente alla gestione di detta concessione. Non è considerata ricevibile la domanda priva di elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente e dal suolo pubblico che si intende utilizzare, nonché della copia del cedolino comprovante il versamento dei diritti di istruttoria e di segreteria. L'istruttoria della domanda e la definizione del procedimento avviene in un tempo massimo di 10 giorni, trascorso il quale l'esito della richiesta è comunque da ritenersi positivo. Non sono dovuti canoni COSAP e la TARI per superficie relative alle concessioni temporanee per la validità dal 1 giugno al 31 maggio 2020. Dal 1 giugno al 31 maggio del 2021. Il concessionario si fa carico di garantire la manutenzione, la pulizia, l'igiene di tale superficie, nonché di provvedere al conferimento dei rifiuti da essa generati. Tale autorizzazione è temporanea dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2021, è comunque rilasciata solo se sussistano le seguenti condizioni: non vengano arrecato danno alle attività commerciali confinanti, il richiedente sia in regola con il pagamento canone OSP per le annualità precedenti e non sia in corso un'occupazione abusiva del suolo pubblico da parte del richiedente. La concessione temporanea in scadenza il 31 maggio 2021 potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi. La Polizia Locale di Roma Capitale è incaricata di effettuare controlli puntuali e mirati su tali concessioni temporanee di suolo pubblico. Bene, allora leggendo pure questa, insomma, sembra che sia tutto già sorpassato. Pure questa alla fine non porta niente di nuovo a quello che già è stato fatto, se non il fatto pure che, tra l'altro, dice soggetti possono presentare istanza tramite PEC per via telematica. Noi, se non sbaglio, sul nostro, oltre la PEC, c'era anche il discorso della raccomandata che poteva essere mancata. Ovviamente le autorizzazioni possono, come sappiamo, bastano delle semplici comunicazioni, quindi alla fine, all'atto pratico, già questo avviene per la procedura. Come ci aveva detto pure la dottoressa Scroppo. Quindi non porta niente di nuovo, la vedo anche superata, quindi non so, volete dire qualcosa? Se non c'è nessuno che No, vuole non ho dire nulla da aggiungere, scusate, ma una volta che si chiude il microfono ci vuole niente. Ah, sempre un po', quindi alla fine ok. va bene così, grazie. Va Va bene. bene. Allora, se siete d'accordo, allora andiamo direttamente in votazione. Sicuramente. Pregherei allora la segreteria se ci agevola la votazione. Grazie. Grazie Presidente. Commissione seconda, componenti 6, seduta del 22.06.2020. Ora votazione 9 e 33. Oggetto, espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo relativo alla proposta di deliberazione d'iniziativa consiliare a firma dei consiglieri De Priamo, Meloni, Figliomeni, Mennuni e Mussolini, avente ad oggetto concessione di suolo pubblico o privato, soggetto a servitù di pubblico passaggio per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio di Roma Capitale, autorizzazione transitoria per l'arco temporale dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2021, protocollo numero RC/13 104/2020. Procedo a chiamare i consiglieri ad esprimere parere. Candigliota. Contrario. Ariano. Contrario. Gugliotta. Contrario. Se cortesemente lo scrivete anche in chat, grazie. Non so se si veda che vi ho perso, è diventato tutto verde. Appena mi sarà Zitoli. possibile chiudo tutto. Scusate, richiudo Zitoli. tutto.
Contraria anch'io. Allora, il parere risulta essere all'unanimità contrario. Grazie Federica. Prego. Allora, grazie. Allora, io adesso all'ordine dei lavori avrei una risoluzione che però io non ho. Mi scusi Presidente, sì. Mi scusi Presidente, non ho aggiornata la chat, però mi confermate tutti di aver scritto contrario, giusto? Io sì. Sì, sì, sì. Okay, sì, sì, lo confermo. Grazie, scusate, sì. C'è più di zelo. Sì. Tutti quanti hanno scritto contrario. Grazie. Allora, dicevo, io non mi trovo la proposta però di risoluzione firma PD. Scusami, Gugliotta, tu che c'hai una copia di questa? No, assolutamente no. Ok. Federica, tu che per caso hai la copia di questa? Sì, Presidente, ce l'ho cartacea, io la sto inviando. Ok, grazie. Guarda, se riesci a inviarmela. Ecco, perfetto, grazie, mi è arrivata. Perfetto, eccola qua. Allora, una proposta del gruppo PD, firmato Vitrotti, Biondo e Gugliotta. Ok. Concessione spazi e suolo pubblico a organizzazioni di stampo fascista, razzista, omofobe, transfobiche e sessiste. Una risoluzione, ovviamente vado a leggere anche le premesse. Sono sempre più frequenti le manifestazioni promosse da organizzazioni neofasciste portatrici di valori ed idee che si collocano al di fuori del perimetro costituzionale e dell'ordinamento repubblicano, nonché dei principi fondamentali della convivenza civile e del rispetto della dignità umana. E tali manifestazioni provocano comprensibilmente l'indignazione di forze politiche e sociali, movimenti ed associazioni cittadine e cittadini democratici. Considerato che la città di Roma è stata insignita della medaglia d'oro al valore militare per i sacrifici delle sue popolazioni, per le sue attività antifascista e partigiana, che la città di Roma dal 7 giugno 2019 è iscritta ufficialmente all'anagrafe antifascista di Stazema, che bisognerebbe invece incentivare la promozione di iniziative culturali in collaborazione con scuole e nei luoghi di aggregazione. Ci sono dei punti dove mancano degli spazi, nei luoghi è tutto attaccato, quindi non so, in questo caso come si può fare, Federica? Cioè, come sono, ci sono dei refusi? No, sono attaccati. Ad esempio, mo non so se è quella che ho ricevuto io, però ci sono già due punti sopra, nonché dei principi tutto attaccato, scuole e nei luoghi tutto attaccato. Mo non lo so se è la mia oppure è proprio stata depositata così. Cioè, nei luoghi tutto attaccato, senza nei luoghi, capito? Oppure prima c'era... Anche a me ci sono delle... come è stata scritta. Sì, si vede gli è zompato, gli è saltato qualche cosa. Vabbè, questo come... Scusate un attimo, ma l'ordine del giorno è stato integrato? Sì, sì, c'è l'integrazione di questo punto che era la risoluzione. Ah, ok. Io c'ho quello vecchio, la convocazione, la vecchia convocazione. Sì, no, è stato integrato. Il mio si ferma 1, 2 e 3. Ok. Come si fa in questi casi? Questo è il punto 4. Questo sì, è il punto 4. Sulla mia prima non ho ancora visto l'integrazione, ecco perché. Mm. No, solo chiesto. Va bene, va bene. Fatta,
integrazione, è stato fatto un'unica convocazione, perché è stata presentata l'integrazione all'ufficio di segreteria prima ancora della convocazione, quindi non è stata necessaria l'integrazione. Non ho capito, Presidente, qual è il problema, cioè della compressione? Sono attaccati, è solo di scrittura, in questo caso come funziona? Sono errori di battitura, immagino, chi l'ha trascritto. E quindi il protocollo è tutto, è depositata. Possono poi a tutti gli effetti modificare, cioè più che altro per loro che la stanno presentando, ma poi possono fare. Non mi è mai accaduto, ma comunque penso sia, non ci siano problemi. Va bene, allora continuo. Il periodo è comprensibile. Sì, assolutissimo. Giusto. È solo un fattore, diciamo, che stanno presentando una risoluzione, certo, che rimane tutto attaccato. Sì, comunque l'ufficio consiglio ha provveduto alla protocollazione, quindi come ufficio di segreteria per me va bene, come segreteria. Perfetto. Allora, di aggregazione affinché sia mantenuta la memoria storica e iniziative che consentano di portare all'attenzione, tutto attaccato, della popolazione il problema dei nuovi fascismi ed in modo particolare dei soggetti più giovani e vulnerabili. Il Consiglio del settimo municipio risolve la Presidente del municipio ad attivarsi presso la sindaca e la giunta comunale a non concedere spazio a suolo pubblici a coloro i quali non garantiscono di rispettare, anche qua uguale, i valori sanciti dalla Costituzione, professando e o praticando comportamenti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti, e inoltre punto 1, promuovere iniziative culturali affinché sia mantenuta la memoria storica e sia posta all'attenzione soprattutto dei giovani, delle giovani generazioni, l'affacciarsi di nuovi fascismi che mettono in discussione i principi democratici e di pacifica convivenza. Punto 2, dare mandato inoltre ad adeguare i regolamenti comunali a quanto espresso all'atto di indirizzo subordinato, la concessione di suolo pubblico, spazi e sale di proprietà del comune e a dichiarazione esplicita, pure questo tutto attaccato, di rispetto dei valori antifascisti sanciti all'ordinamento repubblicano. Allora, vabbè, ci sono un po' di frasi attaccate, poi casomai Gugliotta, se riesci a farlo presente poi a chi l'ha presentata, credo questo è come primo firmatario, credo Valeria Vitrotti, se lo fai presente che ci sono un po' di frasi attaccate, insomma, tanto per dirglielo. Perfetto. Allora, per quello che riguarda questa risoluzione, almeno per quello che mi riguarda, e poi gli altri commissari mi diranno, insomma, se sono d'accordo o no, per me è tranquillamente approvabile, dato che comunque, come ben sappiamo, già altre cose sono state fatte da questa amministrazione, quindi di conseguenza problemi, anzi voglio dire, ci facciamo forse carico anche di un proseguo del lavoro già fatto, quindi alla fine non comporta grosse problematiche nell'approvare un atto del genere, insomma, che comunque, come sappiamo, già abbiamo più volte denunciato, e quindi problemi per quello che mi riguarda non ce ne sono, insomma, anzi questo darebbe un proseguo anche a livello comunale, insomma, quindi va bene, insomma, per me non ci sono problemi. Commissari, se volete dire qualcosa. No, siamo d'accordo su questo, è solo un proseguo di lavoro già iniziato anche in altri municipi. Sì, alla fine voglio dire, abbiamo approvato già altri atti, abbiamo fatto altre cose anche nelle scuole, quindi voglio dire,
è in linea con quello che è già stato fatto, quindi non credo ci siano problemi. C'era la consigliera Zitoli che voleva parlare. Sì, no, volevo solo confermare questo, volevo dire, anche penso che il consigliere Gugliotta lo ricorderà, siamo stati tra i primi, abbiamo istituito addirittura il tavolo con le scuole, quindi sta andando avanti tutto, penso che ormai la nostra battaglia nel settimo sia nota, quindi sì, confermo, siamo d'accordo, anch'io sono d'accordo. È solamente traslare a livello comunale, anche se poi vorrei ricordare che in fondo, voglio dire, Roma Capitale adesso ce l'ha anche nello statuto che è antifascista, quindi più di questo, cioè voglio dire, è sicuramente un in più, è un ribattere sempre sulle stesse cose, ma visto che le cose sono, diciamo, siamo d'accordo, ci sembrerebbe assurdo, no? Abbiamo già fatto anche noi atti in tal senso, quindi va bene anche per me. È in linea quindi con Sì, già per l'operato me va fatto bene. e approvato da noi e da tutte le forze politiche, anche d'opposizione, più o meno tutte le Più o forze politiche. meno, più o meno. Infatti, va bene, per me pure va bene. ho tenuto a precisare, però diciamo che lì ai massi, insomma, trova il favore sicuramente della maggioranza del Consiglio. Quindi non so se nessun altro vuole dire niente. No. Perfetto. Allora, Federica, io procederei alla votazione. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Ricordatevi di scriverlo anche in chat, mi raccomando. Commissione seconda, componenti 6, seduta del 22.06.2020. Orario votazione 9.47. Oggetto. Espressione di parere sulla risoluzione a firma dei consiglieri Vitrotti, Biondo, Gugliotta, avente ad oggetto concessione spazi e suolo pubblico a organizzazioni di stampo fascista, razzista, omofobe, transfobiche e sessiste. Protocollo numero CI/80978 del 10.06.2020. Candigliota. Candigliota, Favorevole. Ariano, favorevole. Gugliotta, Favorevole. Non so se ho scritto, non so se si vede, però. Zitoli, il tuo sì, si vede, il mio no. Favorevole, lo scrivo. Grazie. Ah, perfetto, si vede anche il mio. Terminata la votazione, all'unanimità l'espressione di parere risulta essere favorevole. Prego, Presidente. Grazie Federica. Allora, detto questo, penso che abbiamo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno. Ovviamente non possiamo andare a leggere, o se non so, Federica, che facciamo con il verbale? Quindi allora lo rinviamo direttamente. Vabbè, se non c'è la Presidente, Presidente, alla prossima seduta. non, tu hai, anche tu hai presieduto la seduta della quale devi leggere il verbale? Eh sì, ma per 3 minuti poi alla fine. Fallo quando siete insieme, vedi tu, però insomma, se sei anche tu cofirmatario, però vedi tu insomma. Sì, ma tanto comunque se lo leggessi comunque poi non ci Sarebbe, sì, sarebbe. sarebbe preferibile quando è, però vedete voi insomma, con, non so se vi siete accordati. Siccome anche la scorsa volta abbiamo dovuto poi rileggerlo nuovamente, perché c'era stata la cosa analoga, a questo punto facciamo tutto Io in insieme. genere anche faccio così quando c'è, insomma, però appunto non so come vi siete accordati con, non so, io pure ho sempre preferito farlo insieme quando Io preferirei perché così almeno, ma più che altro è. Per per un noi non ci discorso sono di assolutamente problemi, consenso. quindi assolutamente, io sinceramente Rinviamo la rimetto a te la prossima tua settimana. decisione, però non, insomma, comprendiamo benissimo perché anche noi siamo stati presidenti e abbiamo co-condotto. Quindi Io quello che deciderai sono abbastanza democratico e faccio scegliere a voi. è abbastanza che può creare Abbastanza qualche perché dubbio. hai O si fatto è bene a democratici o precisare. non si è.
In questo caso, ovviamente, a meno che voi non abbiate già concordato in modo difforme, io vi suggerirei eventualmente di farlo nella prossima occasione in cui sarete entrambe, ecco. Però Ok. ciascuno decide, non siamo noi commissari a dover decidere su questo, ecco. Se riscontro il vostro favore, io la porterei la prossima volta. Per. Ci vediamo la prossima volta, allora. Alla prossima volta. Perfetto, consigliera Zidoli non dice niente, quindi chi tace acconsente. Sì, assolutamente, va bene, è chiaro. Ok. Silenzio, l'avevo preso come silenzio assenso, quindi Silenzio. vabbè. Silenzio certificatorio. Bene, allora Va signore, bene. è stato un piacere e a questo punto Federica direi di intanto fermare la registrazione. Grazie. Dunque, quindi comunichiamo l'orario di chiusura, Presidente, io lo sto Sì. scrivendo, se lo può dire, Allora, prima sono di le interrompere la. 9:50. Sì, sono le 9:51, possiamo chiudere la seduta. Sì, l'ho già scritto nella Grazie. chat, adesso interrompo la registrazione. Arrivederci a Grazie tutti, Federica. buona giornata. Arrivederci, Grazie. consigliera, grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie Grazie a del. tutti.